Panda Hybrid 2021 con estensione di garanzia di un anno. Oggi noto che questo tubo qua sotto, 22.000 km, cioè, che questo tubo qua sotto, questo passaggero bollente, si surriscaldava proprio in maniera eccessiva. Poi vado a guardare il liquido a motore caldo, era bene o male qui, sempre allo stesso livello, non era al massimo. Sempre da profano, solo da operaio, vado a guardare là sotto e vedo come se ci sono delle trasudatine di olio. Qui vedo come se c'è dell'olio anche qua in quest'angolo, ma non lo so. Sotto è sicuro. L'olio qui ho controllato, è quasi a metà. Ho fatto il tagliando da poco. Questo l'abbiamo sostituito, però vedo che ci sono delle trasudatine qui, guardate qua, che si vanno a infilare anche qua sotto, in questa copritestata. Ora, sempre da profano, non so da dove vengono. E qualcosa anche qui, sembra liquido del radiatore, ma potrebbero essere vecchie, non lo so. Comunque, queste qua sono molto strane. Mi preoccupano di più queste da qua sotto, che sembra proprio che sia o è del vecchio olio quando hanno fatto colare, non lo so, lo sanno. Queste qui non mi piacciono completamente, non so da dove vengono, se è la guarnizione, la testata, qualche guarnizione qua. In più potete notare questo bullone, la parte esterna come già presenta la ruggine dell'ammortizzatore. Peccato, queste sono le cose che mi fanno girare i coglioni, perché è proprio carina come macchina, ma girano i coglioni quando fanno questo. Domani mi diranno alla Fiat in garanzia. Forse proviene anche da quella coppa, da quella cuffia, là sotto. Non lo so, io sono stato un operaio proprio nel settore della componentistica, non un meccanico. Per questo perno, non lo so, già mi hanno detto che è normale, ma io lo lascio sempre in garage, quindi. Sentivo anche un po' di odore di liquido di radiatore.